Buonasera amici sportivi, benvenuti a questo appuntamento, il terz'ultimo della stagione con Anteprima Sport, trasmissione che va in onda subito dopo la conclusione della prima parte della stagione, quella che precede i tanto attesi play-off e play-out. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio e vado subito a presentarli. Edoardo Biondi, nostro ospite fisso di ogni settimana qui in questa trasmissione, con lui parleremo ovviamente e soprattutto del Lanciano. Invece con Berardo Aurini, che ringraziamo per essere qui con noi, buonasera a te Berardo, giornalista che collabora anche con la RAI, e parleremo soprattutto del Pescara, c'è il caso Antonaccio in ballo che tiene banco in questa settimana, parleremo del Pescara anche con Gianluca Pacchiarotti, portiere del Lauretum, e naturalmente è doveroso parlare anche della squadra che ha militato quest'anno in eccellenza, che ha perso proprio nelle battute conclusive la possibilità di andare in Serie D. E parleremo ancora di Lanciano con Fiorenzo Carlini. Ovviamente si parlerà anche del resto della C1, ma con Biondi e Carlini in particolare approfondiremo il discorso sui rossoneri. È tempo ormai di fare i bilanci stagionali per il Lanciano, per il Pescara non tanto, perché deve ancora disputare l'appendice post-campionato, la prima sfida, quella con la San Benedettese, poi speriamo che ce ne sarà anche una seconda. Vorrà dire che la formazione biancazzurra avrà vinto il confronto con i marchigiani, la terza squadra del presidente Gaucci. In scaletta avremo anche un servizio di Paola D'Alonso che ci parlerà e ci introdurrà il caso Antonaccio, che ha tenuto banco, dicevo prima, nel corso della settimana, ha rivoluzionato la classifica della Serie C1, soprattutto in coda, non tanto per il Pescara ma per la Vispesa o per il Paternò. E poi avremo anche un servizio sull'Aquila, rivedremo le immagini del derby Lanciano-Teramo e anche della vittoriosa trasferta del Pescara a Pesaro. Tutto questo tra poco, dopo i consigli dalla regia. Di nuovo in diretta, avevo dimenticato poc'anzi di ricordarvi il nostro numero telefonico, perché come sapete c'è la possibilità di intervenire anche in diretta. Tra poco la nostra Ivana dalla regia manderà anche in sovrimpressione il numero 0872 44 700. Adesso direi di iniziare parlando dell'ultimo turno di campionato, soprattutto con riferimento al Lanciano, che disputava un derby con il Teramo in altri tempi. Probabilmente questo derby avrebbe richiamato, non dico gli spettatori che comunque ci sono stati, ma comunque una grossa attenzione su di sé, vista l'importanza del derby nel caso il Lanciano fosse stato ancora in corsa per i playoff. Così non è stato, comunque è stato un derby vinto, uno dei tanti derby vinti da Castori. Ed è proprio questo il tema più importante della giornata, l'addio alla panchina rossonera, ormai pressoché certo, di Fabrizio Castori, che è stato tra l'altro portato in trionfo dai tifosi a fine gara. Possiamo mandare, se c'è la possibilità, subito queste immagini con il commento di Edoardo Biondi, che ha assistito, bontà sua, all'incontro. Io ero purtroppo alla radio, non sono potuto venire allo stadio. Tu sei stato beneficiato dalla tua assenza, per non emozionarti alla fine dei 4 anni di Castori a Lanciano, ma io direi anche del Lanciano soprattutto, di un Lanciano che dall'eccellenza è salito fino alla C1, e quindi praticamente oltre a Castori io direi che sarebbe opportuno da parte di tutti ringraziare il presidente Angelucci, non per farla smiolinata, ma esclusivamente perché in effetti con la presidenza Angelucci, diciamo, questo Lanciano, ecco, è salito dall'eccellenza, dai dilettanti, diciamo così, ai fasti di un campionato professionistico, diciamo, di un certo prestigio, che oggi ci vede in gara contro lo stesso Pescara, autore di grandi prestazioni in Serie A e Serie B, della San Benedettese altrettanto, e di altre grandi squadre, diciamo così, di altre grandi città. Per cui è un risultato eccezionale, che io dividerei tra le due persone che hanno raggiunto questo traguardo, però ridando il giusto ruolo, ritorno al concetto, al presidente, perché in fondo è il presidente che ha messo a disposizione di Castori degli organici ogni anno competitivi per la categoria, e anche forse più competitivi del normale, tanto da consentire a Fabrizio Castori, che è stato portato qui a Lanciano da Franco Di Battista, quando in effetti era un allenatore, diciamo così, lontano da Lanciano, perché è un marchigiano, ecco, portando Castori a Lanciano, il presidente Angelucci, diciamo, in qualche maniera ha consentito a questo allenatore, che poi si è dimostrato valido e all'altezza, di poter raggiungere quei traguardi che tutti gli riconosciamo. Però, ecco, il concetto è questo. Auguri a Castori, un in bocca al lupo per il suo futuro,
Però diciamo che la vita è fatta di queste separazioni, perché il calcio soprattutto vive di queste cose qui, e chiaramente dobbiamo tutti essere adesso, stringerci attorno al nostro presidente, alla nostra società, alla nostra città, perché inizia un nuovo ciclo probabilmente, un nuovo ciclo che ci dovrà vedere tutti uniti e compatti a tifare Lanciano con tutte le nostre forze e con il nostro entusiasmo, anche per donare a chiunque verrà lo stesso cuore, la stessa generosità, lo stesso positivo giudizio che abbiamo dato a quelli che se ne stanno andando. Fiorenzo, rimarranno secondo te i rapporti cordiali di un tempo dopo questo addio tra mister Castori e il presidente? Ma io credo che ci sia un po' di ruggine, inutile negarlo, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, Castori ha finito di avere un certo feeling col presidente con la primo anno con i play-off dopo la partita di Taranto. C'era nell'aria una non conferma, poi c'è stata la conferma, diciamo, voluta, come dice il presidente, voluta dal popolo, una conferma che credo che abbia dato anche i suoi frutti, perché 2 anni di C1 con 100 punti conquistati non sono un bilancio da buttare giù. Come diceva giustamente Edoardo, è un bilancio che va equamente diviso sia per il comportamento della società, il comportamento del tecnico, anche dei vari giocatori che si sono messi a disposizione. Abbiamo avuto delle ottime realtà come Pestrin, che ha fatto il suo salto di qualità andando in Serie B, anche se non sta avendo la dovuta fortuna perché è pochissimo utilizzato, ma soprattutto con gli acquisti che con Colaciopo sono stati fatti in Brasile, perché abbiamo veramente due grandi giocatori tra i 4 brasiliani, solo Bezzavilla e Ferreira Pinto, che io sono convintissimo che saranno i prossimi colpi di mercato del Lanciano. Mi auguro che non siano imminenti, perché sarebbe bene vedere impostata questa squadra, non si sa da quale allenatore, ma con due giocatori, con Bezzavilla che sta crescendo veramente tecnicamente e lo ritengo veramente un grandissimo giocatore, e un Ferreira Pinto che, se utilizzato un po' meglio, potrebbe veramente fare la differenza. Vorrei far intervenire anche Beraldo Aurini su questa partita, essendo, mi sembra, originario di Teramo. In questa gara il Teramo ha recitato nell'occasione un ruolo quasi da sparring partner, anche perché era ormai qualificato ai playoff, quindi magari ha lasciato probabilmente un po' di spazio in più al Lanciano. Come giudichi il campionato della formazione di Zecchini? Beh, sicuramente in questa partita disputata a Lanciano non era il vero Teramo, il Teramo che aveva già la testa ovviamente ai playoff. Sicuramente il campionato del Teramo è stato un campionato, credo, eccezionale. Ci si aspettava molto da questa formazione a inizio stagione, ci si aspettava molto perché la campagna acquisti è stata mirata e sicuramente ottima da parte della dirigenza, però arrivare a questi risultati, arrivare ai playoff addirittura, fino a un certo punto il Teramo è stato in lotta addirittura per il primo posto, insomma questo campionato non se lo aspettava probabilmente nessuno. Parlavo della campagna acquisti del Teramo, una campagna acquisti che sicuramente è stata una delle migliori di tutte le squadre dell'intero girone. La dirigenza teramana ha comprato dei giocatori tipo Molinari o Motta, veramente tra virgolette per 4 soldi, è riuscita ad allestire una formazione competitiva e penso che abbia delle possibilità anche nei playoff, anche se la squadra favorita nei playoff credo che sia sicuramente il Pescara. Gianluca Pacchiarotti, volevo chiederti se una similitudine può reggere, quella per esempio che c'è a Lanciano con Castori e a Pescara con Galeone, due allenatori che sono rimasti, che hanno fatto la storia e che sono rimasti nel cuore dei tifosi, un paragone che secondo te ci può stare? A livello di risultati, beh, chiaro, perché è bello vedere un allenatore che allena per 4 anni e non viene mai sostituito, anche se immagino che in 4 anni ci sia stato, penso quest'anno, la scorsa stagione, anche il classico periodo di crisi che si verifica naturalmente nel calcio tra allenatore e presidente, oppure allenatore e gruppo generale di tifosi e ambiente. Beh, però sono due personaggi diversi, perché conosciamo tutti Galeone, che è un tipo un po' più istrionesco, che ha vissuto a 360 gradi la realtà della città di Pescara, è una persona, è un personaggio. Castori è un tipo un po' più chiuso, che mi sembra che ami soprattutto il lavoro, è una persona diversa da Galeone. Indubbiamente si tratta di due tecnici che hanno lasciato un'impronta nella storia delle due società. Ecco, però vedere un tecnico come Castori, che viene portato in trionfo dai tifosi, fa bene al calcio e fa bene ad un ambiente che, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori, è diventato molto molto difficile. Fiorenzo, si fa anche il toto allenatore in questo periodo, c'è anche questa tendenza da parte dei tifosi non solo a pensare alla squadra che verrà, ma anche a pensare al prossimo tecnico del Lanciano. Per Castori
a sentire quello che si scrive sui giornali, ci sono diverse squadre che lo corteggiano, si parla di Lucchese, Taranto, Foggia, Salernitana e anche un club di Serie B. Per la nuova panchina rossonera invece ci sono questi due nomi spuntati così all'improvviso, Alberti e un ex rossonero del passato, Francesco Monaco, però sono soltanto voci. Io direi che sono nomi, perché per un semplice motivo, dicevo poc'anzi, sono ancora i play-out e i play-off in corso. Potrebbe anche essere un allenatore che sta allenando, quindi non è il caso mettere fuori nomi. Angelucci è sempre stato tempestivo. Io sono convintissimo che già l'hanno scelto, l'allenatore c'è, già si sono sentiti e stanno operando. Giustamente ci aspettiamo che venga reso pubblico, non diciamo nessuno perché è inutile stare a dire Alberti o altri allenatori, significa dire un nome qualsiasi, Pacchiarotti allenerà già. Tanto non ci vuole niente a cacciare un nome, insomma. Io sono convintissimo però che già hanno fatto. Purtroppo devono avere pazienza i tifosi, noi della stampa vorremmo dare le notizie, rispettiamo la volontà della società, le diremo quando loro faranno o un comunicato ufficiale, sperando che non debba essere un giornalista prima o un altro, metto anche questa parentesi, sarebbe opportuno che la società si mettesse in condizione di segnalare tempestivamente quando lo riterranno opportuno però a tutta la stampa, onde evitare proprio questo giro di notizie che alla fine può anche dar fastidio, come giustamente diceva il Presidente all'ultima partita di campionato a proposito della storia della Sampdoria via di seguito. Purtroppo noi cronisti siamo spesso costretti a riempire determinati spazi, c'è chi le deve riempire di più, tipo De Cristoforo col centro, che purtroppo ogni santo giorno deve scrivere e se non gli si danno le notizie comincia a tingere di qua e di là e potrebbero venire fuori delle notizie non attendibili. Però è anche vero che il giornalista a un certo punto deve dire qualcosa. Io ho parlato giorni fa col presidente e ho colto che non ancora prende nessun allenatore, perché altrimenti comunque avrebbe cercato di far capire che ce l'aveva in pugno. E quindi ritengo che abbia, diciamo, delle diverse opportunità di scelta che valuterà con calma, anche perché non c'è questa urgenza immediata di dichiarare il prossimo allenatore del Lanciano, visto che il campionato è finito adesso, ci sono ancora i play-off o i play-out, quindi ci sono molti allenatori che sono ancora impegnati probabilmente. Ecco, questo è il momento di recuperare le notizie, le conoscenze, le informazioni, che direi io, in maniera tale da non sbagliare la mossa, perché sarà una mossa difficile, certo, in una piazza nella quale Castori ha fatto la sua storia bisognerà necessariamente mettere un allenatore che possa iniziare una nuova storia e che possa essere credibile, ma soprattutto possa ottenere dei risultati positivi, perché altrimenti insorgerebbe in qualche maniera qualche parte di tifoseria che penso in ogni caso dovrebbe, diciamo, probabilmente, insomma, attendere anche dei tempi, perché penso che Castori, che è stato Lanciano, ha fatto soprattutto i grandi gironi di ritorno nella storia di Lanciano qui, quindi è stato un allenatore diesel concettualmente, dichiarato un po' da tutti, e quindi penso che anche un altro allenatore che dovesse venire dovrebbe avere lo stesso spazio. Scusa, la stessa opportunità. Rubo un attimo la parola. Avanti, non no, debba sbagliare il passo. È importante puntualizzare un concetto di Angelucci che mi è sembrato anche giusto. Cioè, il presidente ha reclamato di una cosa molto importante, che a un certo punto è mancato quel feeling, quell'accordo, quel modo di collaborare tra società e allenatore. Questo non è una questione di che sia stata una lite tra lui e Angelucci, è mancato qualcosa, ha detto lui. Quindi può anche darsi che anche quella figura di direttore sportivo che noi non abbiamo avuto più, c'è qualcosa, cioè lui ha detto quest'anno è mancato il feeling tra società e allenatore, quindi è mancato questo. Mi ha lasciato capire che praticamente adesso è un momento di riflessione totale, a 360 gradi, perché di certo quando andrà a operare dovrà avere le idee chiarissime, come suo costume, e dovrà essere soprattutto convinto delle sue mosse. Penso che questo sia un momento quindi di passaggio, ecco, un limbo in qualche maniera, che un po' tutti poi però potremmo aspettare, insomma, con serenità, perché diciamo che nel passato le opportunità concesse alla tifoseria del Lanciano e alla città sono state talmente importanti che il Presidente si è meritato questo tipo di fiducia e penso che sia giusto in qualche maniera consentirgli di operare con serenità, con tranquillità, e diciamo così con la finalità di ringiovanire la squadra, perché questo mi è parso di averlo capito.
ma un ringiovanimento, diciamo, razionale, ragionato, non come ha fatto la Fermana, purtroppo, perché anzi da un lato la Fermana è stata, ha insegnato a tutti che fare una squadra più giovane alla C1 diciamo, è molto pericoloso. È una squadra che purtroppo al girone di andata ha fatto un grande girone di andata e al ritorno ha fatto appena 8 punti in tutto il girone di ritorno, e quindi è crollato e ha fatto, è addirittura retrocesso da Chitto di primo impatto, nonostante avesse un allenatore adeguato ai giovani, bravissimo tra le altre cose, e nonostante avesse una forma di gioco che a me piacque moltissimo sia a Fermo che a Lanciano, tanto che con Lanciano in pratica la Fermana pareggiò entrambe le volte, sia a Fermo che a Lanciano, questa dimostrazione che a volte anche queste forze delle squadre sono molto, capito, aleatorie, perché Lanciano incredibilmente ha vinto con le prime squadre in classifica, con l'Avellino, col Pescara, col Teramo, con la San Benedettese, ha pareggiato, ha perso in casa col Martina, però è andato a pareggiare e meritava la vittoria a Martina, quindi si è rimosso. Col Crotone ha vinto, voglio dire io, è stata la pari come cammino nel confronto diretto con tutte le migliori squadre del campionato. Sotto questo punto di vista mi pare di poter dire che l'organico del Lanciano, nonostante sia variato nel tempo, perché non ha mai giocato con la formazione titolare per vari motivi, per infortunio di tacco, l'allungamento, perché Tisci in alcune partite è venuto a mancare, perché i Martino, i Cao e così via, ecco, con le, chiamiamole le riserve, a un certo punto quelle che hanno potuto partecipare alla competizione, il Lanciano si è dimostrato altamente competitivo. E anzi, questo in qualche maniera, secondo me, è indicativo che il Lanciano probabilmente, nonostante tutti quanti noi siamo fieri e contenti, orgogliosi di aver fatto un grande campionato, raggiungendo un grande traguardo di settimo assoluto e 100 punti in 2 anni di C1, in effetti questo organico di quest'anno, con 23 giocatori, praticamente ha dimostrato che aveva un potenziale, soprattutto nel girone di ritorno l'ha dimostrato, quando addirittura aveva venduto anche Pestrin, per inciso, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, facendo terzo assoluto. Più del Lanciano hanno camminato soltanto l'Avellino e il Pescara, il primo e il secondo in classifica, poi il terzo posto del girone di ritorno e del Lanciano. Questa dimostrazione che l'organico, che ha dovuto beneficiare sempre di giocatori di riserva, mai potendo utilizzare i titolari, si è dimostrato un organico importante, quello che avevamo detto tutti quanti, anche la tifoseria all'inizio del campionato, e poi alla fine per motivi vari si era, insomma, in qualche maniera ritenuto che fosse quasi diventata una formazione da retrocessione. Invece, secondo me, io l'ho sempre indicato, questo l'ho suggerito, ma anche perché il cammino lo ha stabilito, era una squadra che aveva un organico importante, con grandi, diciamo, potenziali riserve che valevano i titolari, e lo ha dato la dimostrazione pure alle ultime partite, quando ha dovuto giocare Paolo Magno, Turchi, Ferreira Pinto centravanti, come tutti quanti molti volevamo, e ha fatto risultati da tutte le parti, a Torres, in casa con lo stesso Teramo, anche se è una partita quasi amichevole, però comunque è stata una squadra che si è dimostrata capace di giocare e soprattutto meritevole di grandi risultati che ha fatto. Bene, tra poco parleremo anche del Pescara con Aurini e Pacchiarotti, di questo caso Antonaccio che è un po' il tormentone di questi ultimi giorni. Qualche secondo alla regia e poi torneremo in diretta. Bene, torniamo in diretta. Dicevamo, adesso è il momento di parlare anche un po' del Pescara, di questa formazione che andrà a rappresentare l'Abruzzo nei play-off di Serie C1. Giocherà la doppia sfida con la San Benedettese, quindi i corsi storici ci sono e come. Anche l'anno scorso non giocò con la San Benedettese, con il Catania, ma sempre Gaucci c'è di mezzo, vero Aurini? La paura della tifoseria è proprio quella, però comunque, a parte gli scherzi, sarà una partita molto dura, non sicuramente per Gaucci, ma per il valore della formazione marchigiana. Valore incontestabile, nonostante questa squadra non abbia degli elementi di nome. Dicevamo prima, non sono i nomi spesso a fare le squadre, e effettivamente, soprattutto in queste categorie, è così. Il giocatore più rappresentativo della San Benedettese è un certo Teodorani, che ha trascorso in Serie B, ma ha ormai 36 anni, è lui il faro della squadra. Poi per il resto ci sono giocatori di categoria che hanno grandi motivazioni. Come ha grandi motivazioni la piazza di San Benedetto, per i motivi che ben sappiamo, insomma, non corre buon sangue fra la tifoseria del Pescara e quella della San Benedettese. Sarà una partita a rischio anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, e quindi il Pescara si trova di fronte a un ostacolo veramente molto molto duro da superare. Il Pescara è la formazione che tutti sappiamo, insomma, come organico dovrebbe essere superiore alla San Benedettese, ma si sa che queste partite nascondono sempre delle insidie, e questa penso più delle altre, anche perché poi, superato questo ostacolo, il Pescara potrebbe averne un altro
altrettanto duro, potrebbe incontrare il Teramo. Quindi insomma, io dicevo, il Pescara è sicuramente la formazione favorita, però in questi playoff non si sa mai come va a finire. Tu che ne pensi, Gianluca? Beh sì, io credo che in questo caso il fattore ambientale, che se ne possa dire, sarà determinante, perché chiaramente, va bene, le motivazioni sono quelle che sono, però c'è tutto questo discorso che si è venuto a verificare recentemente, che è un pochettino... dà un po' di tensione in più a un appuntamento che già per motivi di classifica e quindi per questioni tecniche è teso. Ora ci mancava pure il caso Antonaccio per scaldare ancora di più gli animi, a dimostrazione che, oddio, secondo me non ci sono tanto le idee chiare a grossi livelli, perché quello che sta succedendo obiettivamente potrebbe, e noi lo sappiamo, tutti quelli che sono qui stasera lo sanno, quelli che ci seguono da casa lo sanno, potrebbero stravolgere addirittura potrebbe stravolgere la classifica e conseguentemente anche la geografia di questi gironi. E questo a mio avviso non deve succedere, perché noi ci vantiamo di avere un calcio all'avanguardia, di essere i migliori del mondo, d'Europa, e poi a livello di Serie C, che sono campionati professionistici a tutti gli effetti, succedono queste cose. Quindi a mio avviso non lo so. E poi solo un'ultima riflessione: si parla tanto di problemi di ordine pubblico, si parla tanto di difficoltà di gestire certe situazioni, e dopo quello che è successo tra Pescara e San Benedettese in campionato, che cosa succederà adesso? Punto interrogativo. Infatti speriamo che non succeda nulla di grave. E a tal proposito, stava parlando Placerotti del caso Antonaccio, c'è un servizio di Paola D'Alonso che ci fa capire meglio di cosa stiamo parlando. Prego. Tiene ancora a banco il caso Antonaccio, il cui esito si saprà solo fra 5 giorni, ovvero martedì prossimo, quando si riunirà la Corte federale per emettere la sentenza definitiva. E proprio Peppe Antonaccio, protagonista involontario di questa vicenda, è convinto che gli organi federali faranno marcia indietro, se non altro per non sconvolgere tutti i campionati. Ovviamente il suo desiderio più grande, ed è comprensibile, è quello di poter scendere in campo contro la San Benedettese nell'andata dei playoff in programma il 25 maggio prossimo a Riviera delle Palme. In realtà tutta la squadra biancazzurra attende con ansia l'incontro con i marchigiani per riprendersi ciò che gli è stato tolto lo scorso anno a Catania, squadra come la Samb appartenente a Patron Gaucci. I giocatori però sono sereni e confortati dall'amore scoppiato nell'ultima di campionato a Pesaro tra la squadra ed i tifosi. In 4.000 sono accorsi allo stadio pur sapendo di andare incontro ad una delusione già scritta. Ed ora in 8.000 questi biglietti richiesti si preparano ad affrontare la prima sfida, pronti a rivestire il ruolo di garante per evitare un altro scandaloso scippo. Questa cospicua richiesta di biglietti potrebbe indurre il prefetto a far disputare la gara su campo neutro. Il Riviera delle Palme infatti è parzialmente inagibile e l'incontro di ieri non ha chiarito granché. Bisogna vedere se il prefetto si assumerà la responsabilità di consentire l'afflusso dei tifosi nei parterre, non a norma di legge, in un incontro definito ad alto rischio, considerato l'attrito esistente tra le opposte tifoserie e che ha già regalato momenti di assurda violenza. Intanto la squadra biancazzurra ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione. Assente il tecnico Ivo Iaconi, bloccato a letto dalla febbre alta. La seduta è stata diretta dall'allenatore in seconda, Fabio Micarelli. Bene, questo era il servizio sul Pescara. Adesso un'opinione ai nostri ospiti su questo caso Antonaccio, quale potrebbe essere l'epilogo. Aurini, ieri per esempio sul Corriere dello Sport c'era un articolo in cui si diceva che Carraro e la Federcalcio probabilmente farebbe retromarcia, riporterebbe tutto alle origini, cioè con i risultati acquisiti sul campo. Altre correnti invece dicono che questa sentenza sia inappellabile. Tu che cosa prevedi? Ma io credo che alla fine tornerà tutto come prima, perché insomma, veramente, come diceva l'amico Gianluca, si verrebbero a stravolgere grossi, grossi equilibri, perché molte squadre sarebbero coinvolte in queste situazioni, a partire anche dalle squadre di Serie A. Che comunque è una vicenda veramente grottesca, visto che insomma sono mesi che leggiamo dai giornali, almeno mi sembra di capire così, un giocatore squalificato viene utilizzato con la primavera, si leggeva tranquillamente sul giornale, adesso a fine campionato è uscito fuori questo caso, e quindi insomma a certi livelli veramente sono cose che fanno sorridere. Secondo me sarebbe la cosa migliore comunque che tornasse tutto come prima, perché altrimenti sarebbe veramente un terremoto. Certo, mi sembra che c'era una telefonata, però purtroppo è caduta la linea. Edoardo, tu... Io vorrei fare una osservazione. Io penso che dal 2003, con i computer che ci sono e con tutte queste regole, diciamo così, che esistono e che sono lette dalla federazione, dai giudici della federazione,
Quando accade questo, se c'è una legge che deve valere per tutti, ritengo, e non possa essere pilotata a favore di qualcuno e non a favore degli altri, ecco, debba intervenire la Lega, d'acchitto, senza aspettare dei reclami, perché mi pare scorretto che il furbo della situazione, o quello comunque più, diciamo, più scafato in qualche maniera, riesca a fare un ricorso, e probabilmente nei termini dovuti, allora quello ottiene il risultato del giudizio positivo, e chi probabilmente si rimette alla legge o al regolamento, o comunque non va con quella malizia, debba invece subire un torto perché alla fine non ha fatto il ricorso. Mi pare, insomma, un comportamento molto molto dozzinale in qualche maniera, in tempi, diciamo, di una modernità estrema, dove si parla di globalità e varia con i computer a tutto campo, e penso che debba essere quindi fatto un atto di prevenzione da parte della Lega. Cioè, questo non deve neanche poter accadere, non deve nessuno poter fare un ricorso, perché già a monte la Lega deve stare a controllare, a verificare e dare la partita persa a tutti quanti quelli che probabilmente stanno facendo un atto di ingiustizia, qualora sia di ingiustizia. Per cui, voglio dire, poiché queste cose qui accadono a tutti i livelli, Serie A, Serie B, Serie C, un po' questo è un meccanismo, diciamo, in qualche maniera accettato da tutti, o comunque regolamentato in maniera, diciamo, che sempre un po', diciamo, da lasciare adito a possibili interpretazioni diverse. Io penso che sia un'unica interpretazione, quella che la legge vale per tutti e non deve essere un ricorso fatto da qualcuno a modificare capace un regolamento o a utilizzare un regolamento, quando capace quel diritto dovrebbe essere a priori per diritto, ripeto, per diritto di tutti. Quindi questo è il mio punto di vista personale, ritengo che la Lega abbia fatto molto male, ecco, che si organizzasse a sua volta prima essa e anticipi queste cose, perché la prevenzione, che tanto si fa nella vita civile, nella società, no? Anche come vita pubblica, possa diventare un meccanismo corretto di gestione del potere in qualche maniera a tutto campo, vale dalla giustizia sportiva, la giustizia civile, a tutto, perché come mentalità e cultura dei tempi moderni nel 2003. Tu, Fiorenzo, come pensi possa andare a concludersi questa vicenda? Fortunatamente è giustizia sportiva, perché se era giustizia civile ci volevano 3-4 anni, quindi fermavamo i campionati 3-4 anni. Io credo che l'ideale sarebbe annullare tutto, far continuare il campionato com'è, eventualmente sedersi a tavolino, fare una norma ben precisa, fare una circolare a tutte le società e dire: chi è squalificato non può giocare mai. Esatto. Sono tre parole. Esatto. Neanche la primavera. No, non può giocare mai, è squalificato, non può giocare. I lievi di qualsiasi... Scusa, volevo risottolineare il concetto. Non deve essere un ricorso che stabilisce se uno ha ragione o no. Io voglio, sì, ho capito, ma voglio far cogliere questo aspetto. La legge è legge e deve anticipare qualsiasi tipo di possibile. Diceva un noto giurista. Perché la legge, se è legge, se no adesso qua andiamo a rubare tutti, tanto fino a che non troviamo quello lì che ci denuncia e che ci dà, rubiamo. Diceva un noto giurista. Mi pare scorrettissimo. Che la legge è fatta in modo che loro possano lavorare, cioè la legge si può interpretare. Questo concetto, anche se no. Detto da un giurista. Allora la giustizia sportiva deve risolvere questo problema. Tre parole: chi è squalificato non gioca mai, ci sta poco da interpretare. Cioè là non può dire poteva giocare, non può giocare, finito, non deve fare 10.000, però può giocare se è parente di Giovanni, può giocare se ha 22 anni. Scusami, ritorniamo al concetto, non può giocare, va bene, uno lo fa giocare, l'altra squadra non fa il ricorso, allora vince lo stesso, e non mi pare corretto. Cioè il ricorso non deve neanche poter esistere, l'idea del ricorso, perché di principio deve vigere la legge, e la legge non deve trovare la possibilità di avere il ricorso o non il ricorso, è di diritto, punto. Io questo sto dicendo. L'arbitro dovrebbe avere paletti come questo. Ma l'arbitro, insomma, dovrebbe avere un computer per sapere se l'hanno fatto giocare da altre parti. Non cioè, dovrebbero far giocare. Gli dovrebbero dare. Non hai capito, non è l'arbitro, è la giustizia sportiva che ma c'è il interpretativa. Perché... il suo computer, vede là, è squalificato. Ma hai qua, perso, punto. Il discorso di qua è interpretativo, perché oggi c'è chi dice che poteva giocare e chi no. Invece, con una norma che dice non può giocare, si è risolto tutto. Bene, mi sembra che ci sia una telefonata, la prendiamo subito. Buonasera in diretta. Buonasera a tutti gli ospiti, chiamo da Pescara. Salve. Senta, sono d'accordo con Edoardo, perché il signor Gaucci, no, che ha fatto ricorso per il Siena, poi lui ha fatto giocare Grieco contro il Messina. Cioè, questo qua è un furbone veramente, guarda, sinceramente questo qua stupisce. Cioè, io non capisco questi elementi
cioè, come fanno a stare in mezzo al calcio? Cioè, tu fai ricorso e tu sei il primo a peccare, cioè a far giocare Griego contro il Messina. Cioè, io non ho capito, questo prende per i fondelli tutti quanti. Scusami. E poi lui ride tranquillamente la domenica sportiva con quella faccia da sospetto. Io non scusami. Sì. Questo purtroppo è un comportamento a livello civile quotidiano di tutti, non di Gaucci. Per cui io quello che sto cercando di far pervenire è questo concetto di diritto. Ecco, il diritto non deve essere denunciato, il diritto deve essere di partenza. Scusi, un diritto. Il prete dice no, fai quello che il prete dice, non fare quello che il prete fa. Cioè, ma non è soltanto senti... un fatto di prete, no, perché la giustizia deve intervenire d'ufficio, esatto, però, quando ci sta un'omissione o un errore, punto. È naturale. Però voglio dire, se tu ti senti talmente, capito, certo, stai sì, nell'ordine, cioè, poi praticamente tu sei il primo a far giocare un giocatore con la primavera. Cioè, sì, questo perché qua, lui l'ha capito che così fa il mondo. Al Pescara gli ha tolto tempo, a questo gli dovrebbero togliere 20 punti a questo elemento qua. Poi non ho capito una cosa, ma può una persona avere 3-4... Ma se quest'altr'anno, facciamogli certo, scongiuri, no? Quello avrà più di una squadra in Serie B. Puta a casa la San Benedettese, serve un punto per salvarsi, no? Certo. E giochi San Benedettese e Catania. Ma questo calcio, signori miei, sta perdendo di credibilità. Ma puto a caso il Perugia retrocede, facciamo il scongiuro perché è meglio che San Benedettese non zara, no? Allora, retrocede il Perugia, gioca Perugia-Catania l'ultima partita. Al Perugia serve un punto per andare in Serie A, il Catania è salvo. Cioè, ma già adesso, come detto prima, insomma, ci sono degli accordi taciti a livello di ultima giornata. Ma poi che succede? Questo qua va a danneggiare una sua squadra? Vorrei che mi rispondessero da studio, certo. Buonasera. Ecco, diciamo, c'è comunque un'incompatibilità, cioè no, la stessa categoria è proprietà, appunto, in quel sì, caso dovrebbe cedere, no, dovrebbe cedere. Chiedo scusa, però Spinelli fece potrebbe anche cederla, ma fisicamente neanche, cioè, ma non è neanche questi sotterfugi, cioè, ma purtroppo è non è neanche lui, lo dà al figlio, alla nipote, appunto, alla cugina, alla cognata, e si aggira la legge, ma non è perché è la legge che si presta a questo, non dovrebbe essere. Cioè, io ritengo che la legge sia una cosa seria e che il diritto sia una cosa seria e va applicato non a interpretazione, secondo me, perché qua entriamo in un altro campo, ma va applicato per diritto sacrosanto e non perché ma uno purtroppo, se lo dà il figlio, potere non va e lo gestisce la anche come interpretazione secondo i comodi. Questo può essere un altro campo che purtroppo mi vede in contestazione aperta. Bene, andiamo un attimo al telefono, sentiamo chi c'è. Buonasera. Pronto, buonasera, sono Riccardo da Chieti, telefonato sì, anche 2 settimane fa. Sì. Quindi insomma mi ricorderete. Io niente, volevo innanzitutto chiedere se potete avere, cioè se potete parlare anche un po' del Chieti, sì, perché insomma il campionato ha visto anche il Chieti, certo non è stato protagonista il Chieti, però comunque penso che abbia fatto comunque un campionato dignitoso perché si è salvato senza troppi affanni, diciamo così. Io volevo fare un paio di riflessioni, oltre che prima di tutto dire una cosa, che 2 settimane fa quando ho telefonato c'era stato un tifoso del Pescara che secondo me si era arrabbiato troppo quando io invece avevo detto con molta pacatezza dei miei giudizi. Io spero che il campionato è finito, certo ci mancano questi appendici dei playoff e playout che si stanno avvelenando da quello che sto vedendo. Però mi auguro che quei tifosi che si sono arrabbiati in quella maniera lì con me su cose che io stavo dicendo e che poi si stavano riavverate, si siano un po', diciamo così, calmate, perché hanno poi capito come stanno le cose nella realtà, no? Cioè non è che sono io che non voglio dal Chietino, da tifoso del Chieti, che il Pescara non vada in Serie B, anzi dirò di più, il Pescara a livello di meritocrazia meriterebbe di andare in Serie B, però poi purtroppo si sa come vanno tante cose, però comunque vedremo un po' con questi playoff. Dunque io volevo fare questa riflessione principalmente, no? Sì. Si dice tanto, sta parlando tanto che il Pescara è stato danneggiato da questa penalizzazione di 3 punti, perché mi pare che siano stati tolti 3 punti a Pescara, no? Due punti. Però mettetevi pure nei panni della Vis Pesaro, no? Cioè una squadra che comunque nel campionato, no? Cioè, ha fatto un campionato tra alti e bassi che poi l'hanno portata adesso con questa situazione a dover giocare i play-out con l'Aquila, che praticamente per un campionato intero, adesso mi dispiace dirlo, ha dormito.
soprattutto perché poi ha fatto la rimonta che ha fatto, quindi poteva fare di più nel campionato, no? Cioè mettetevi nei panni appunto di questa Vis Pesaro che rischierebbe diciamo il posto in Serie C con molta più facilità. Cioè, penso che questo vada anche detto, no? Sempre nell'ambito della, di un fatto di meritocrazia. Buonasera. Buonasera. Aurini, vuoi rispondere tu a questa riflessione? Beh, sicuramente siamo tutti d'accordo che la Vis Pesaro sarebbe la squadra più danneggiata da questo stato di cose. Poi per quanto riguarda il Chieti sicuramente ha fatto un ottimo campionato, come diceva il tifoso si è salvato molto bene, ha disputato delle ottime partite, ha lanciato anche qualche giovane interessante, quindi sicuramente il Chieti potrà anche migliorare l'anno prossimo perché è una società, mi sembra Luca, che sia abbastanza sana. Sì, anche se il presidente però come... diciamo spesso sta richiamando la presenza di altre forze economiche che in città secondo lui non sono così presenti, però chiaramente bisogna dare atto a Bucilli e tutta la sua organizzazione di aver comunque salvato questo Chieti anche senza grossi patemi e di aver proposto anche delle realtà tecniche interessanti. Del resto il nodo sarà anche quello dell'allenatore, perché anche certo. Braglia mi sembra un tecnico che è richiesto da altre piazze. Esatto. Andiamo adesso al telefono, buonasera. Buonasera, sono Giulio di Pescara. Sì. Faccio i complimenti per la trasmissione e volevo dire che la colpa se il Pescara non va quest'anno in Serie B non è né di Gaucci né della CAF, la colpa è solo ed esclusivamente delle squadre corregionali, parlo del Chieti e del Lanciano, che hanno giocato con molto vigore e molta cattiveria nei confronti del Pescara rubando 3 punti il Lanciano e 1 punto il Chieti. La domanda che pongo è vero ciò o è solo una mia opinione o ipotesi? Buonasera e saluto tutti. Buonasera. Fiorenzo. Quando si fanno i conti finali è vero che mancano i 3 punti del Lanciano, come potrebbero mancare i 3 punti della Torres, perché se avessero vinto con la Torres in casa potevano benissimo lasciare i 3 punti al Lanciano. È logico che nei derby le squadre abruzzesi hanno forse l'unica occasione per, chissà quando ricapiterà, un'occasione per giocare col Pescara, quindi il massimo impegno, massimo entusiasmo. Era il Pescara, casomai, da squadra grande, da squadra con grandi giocatori, che non doveva farsi imbrigliare da squadre come Lanciano e Chieti, come ha fatto con le altre squadre. Certo, andiamo adesso a sentire un'altra telefonata, buonasera. Pronto, sono Fernando, buonasera, un tifoso del Lanciano. Sì, buonasera. Cioè, ho sentito con piacere ecco, dei ragionamenti fatti sulla squadra del Lanciano, perché di quella che voglio parlare, dove vengono fuori alcune affermazioni che non condivido, tipo quella che sono state messe a disposizione di mister Castori degli squadroni. Ecco, nell'ultimo anno non credo che questo sia stato proprio il massimo. Voglio ricordare a questa persona che ha fatto questa dichiarazione che gran parte di questi erano le riserve dell'anno scorso, che abbiamo perso un Pestrin per strada che sappiamo benissimo che era mezza squadra, non avevamo un Devezze dell'anno scorso, giocatore invidiato da tutti, insomma che tutti volevano, non avevamo più un Ranalli, quindi stavamo giocando anche con delle riserve. Da considerare, da sottolineare quello che diceva Biondi, che Taccola è mancato per un lungo periodo di tempo, quindi questo grosso squadrone fatto quest'anno per ritornare a rifare i playoff, per me personalmente, permettetemi, passatemi questa, non l'ho vista. Non condivido. Comunque questa... abbiamo ottenuto un grosso risultato. Certo. Ecco, io però questo diciamo lo voglio lasciare un attimo da parte. Io la cosa che volevo sottolineare, mi sono rimasto dispiaciuto, grandi meriti al presidente che ci ha fatto tornare in C1, che ci ha fatto vivere nelle grosse emozioni, però la cosa che presidente le voglio dire è questa: i tifosi hanno acclamato a fine partita Castori, ma una cosa che i tifosi sentivano dentro nel sangue, lei non ha speso una parola a favore di un allenatore che ci ha dato tanto, che ci ha fatto ottenere i 100 punti di due campionati anche con delle squadre che forse non meritavano questo risultato. Mi è dispiaciuto, perché i meriti è vero che sono suoi, presidente, ma dobbiamo riconoscere che sono anche i meriti di un allenatore che ci invidiano e che se va in Serie B io sono la persona più contenta e felice. Mi auguro che lei riesca a trovare una persona seria e competente come mister Castori per andare non in C1, rimanere in C1, ma andare in Serie B. Buonasera. Buonasera a lei. Posso... Sì, Edoardo. Io in qualche
qualche maniera voglio ricordare che all'inizio del campionato, quando tutti quanti noi tifosi eravamo ai bordi in tribuna a vedere questi 23 giocatori, ecco, i tifosi che stavamo tutti lì, io ricordo, io non facevo le ole ole, ma tutti facevano le ole ole ole, perché in effetti vedevano muoversi questi giocatori tutti quanti con molto brio, con capacità tecnica, e tutti quanti quest'anno ci divertiremo. Anche perché per il primo anno il presidente ha messo a disposizione di Castori 23 giocatori, mai successo nella storia precedente, perché il Lanciano ha sempre fatto i campionati con 15 giocatori, 16 giocatori, e gli altri erano simbolici. Quindi praticamente ha avuto la possibilità di scegliere su 23 persone le persone che di volta in volta potessero essere più valide degli altri di partita in partita. Allora voglio ricordare che noi abbiamo utilizzato un Ferreira Pinto, una punta autentica, che il Napoli venne a vedere 2-3 volte e che poi si fermò di venire a vedere perché disse scusa, ma dove gioca? Lo mette da terzino o a centrale? No, gioca a tornante, allora non ci vengo più a vedere, voglio intendere. Che noi Ferreira Pinto, fino a che lo faremo giocare a tornante, e fino a che metteremo una sola punta con Tisci che praticamente non riusciva a trovare gli spazi, la posizione o il passo, e praticamente mettiamo a terzino Martino e Maretti, due persone di 33-34 anni o comunque lente o comunque che soffrono, cioè voglio dire, facciamo una formazione tatticamente in difficoltà di partenza, di principio, io ritengo che quello che abbiamo fatto è il massimo dei massimi in effetti. Però io avrei voluto vedere questa identica squadra con posizioni, con le due punte autentiche, Ferreira Pinto e Nassi. Avrei voluto vedere Paolo Magni o Turchi e così via sulle fasce laterali anziché preclusi a giocare a pallone. Avrei voluto vedere Ribeiro giocare qualche partita quando ne ha fatto una sola e ci ha vinto e ha convinto e non ha più giocato a pallone. E poi vorrei vedere questi giocatori, questi decantati del passato che io ho ammirato e per cui sono simpatizzante, perché hanno fatto parte della storia del Lanciano e quindi avendo fatto la storia fanno parte anche della mia storia e del mio tifo. Però Pestrin da quando è andato a Palermo, in pratica dopo i primi quarti d'ora di 2-3 partite non gioca più a pallone. E Ranalli non gioca proprio più a pallone, manco lui, voglio intendere che a Lanciano erano stati bravi, però appena sono usciti fuori da Lanciano non riescono più a giocare a pallone. Questo dovrà pur significare qualcosa, anche perché voglio ricordare che Pestrin in questo campionato ha fatto tutto il girone di andata e ha fatto 20 punti la squadra con Pestrin in campo. Quando Pestrin se n'è andato, il Lanciano senza Pestrin ha fatto 29 punti e giocando con, ripeto, voglio ricordarlo perché pare che qui non ci voglia entrare, con Paolo Magno, con Turchi, con Mezzavilla, cioè voglio dire io, con quei ragazzi che sono sempre stati chiusi da un allenatore che è stato ammirato, è stato apprezzato, ha avuto i risultati, ma che però nonostante tutto io ritengo abbia fatto delle scelte talora non convincenti e che io avrei voluto vedere fare altre scelte per vedere a che punto questo organico sarebbe arrivato. Bene, perché io sono convinto che era più forte di quello che appare. Andiamo a sentire le telefonate adesso. Buonasera. Buonasera, salve, sono Gianluca da Francavilla. Sì. Innanzitutto vorrei ringraziare i tifosi della Vispesaro, della società Vispesaro, perché ci hanno trattato, io ero a Pesaro e ci hanno trattato benissimo nella trasferta. E poi vorrei chiedere agli ospiti una cosa: se non è possibile, come mai è possibile che in Serie C i play-off vengano falsati in questo modo? Ricordiamo come la San Benedettese l'anno scorso praticamente scippò nella gara di ritorno a Parma la C1 al Brescello, e l'anno scorso come il Catania scippò al Pescara la promozione in Serie B. Se non si possa, quindi vorrei chiedere, ovviare a questi inconvenienti di percorso. E poi vorrei solamente dire che quest'anno comunque a Gaucci o non Gaucci il Pescara tornerà in Serie B. Grazie, buonasera. Buonasera. Aurini, vuoi dire qualcosa tu? Effettivamente sarebbe molto utile che venissero chiamati, a prescindere dall'errore arbitrale, che è sempre possibile, comunque lo vediamo anche a grandissimi livelli. Però chiamare dei direttori di gara adeguati per partite del genere sarebbe molto utile, anche prendendoli a prestito da quelli di Serie A e di Serie B, cioè che un direttore di gara bravo vada ad arbitrare una partita di Serie A che ormai non conta nulla, forse sarebbe meglio prenderlo e portarlo ad arbitrare un playoff di Serie C1 che è una partita importante. Certo. Insomma. Andiamo adesso al telefono. Buonasera in diretta. Buonasera, chiamo da Martinsicuro e sono un tifoso della Samb. Sì.
Ho giusto l'opportunità per rispondere a quel tifoso di Francavilla, sì. Ma lui a Parma c'era l'anno scorso, come fa a dire che la San Benedettese ha scippato i playoff al Brescello? La San Benedettese a Parma ha avuto la bellezza di 10-12 palle gol, anche se ha perso solo 1-0, e in casa, la partita in casa, vinse 3-1 nettamente. Poi io non capisco tutta questa cattiveria nei confronti della San Benedettese, perché sia di proprietà di Gaucci, d'accordissimo, ma cosa ha da spartire la San Benedettese con il Catania? Se il Pescara, giustamente, perché sono, anche se sono tifoso della Samba, sono abruzzese e seguo le vicende delle squadre abruzzese, il Pescara è stato scippato a Catania, nessuno lo mette in dubbio, però non è stato scippato alla Serie B, perché avrebbe dovuto giocare con il Taranto la finale, che in quel caso il Catania ha vinto meritatamente, perché ha pareggiato 0-0 a Catania e vinse 1-0 con gol di Fini a Taranto, meritatamente. Nessuno ricorda, ad esempio, che il Taranto scippò il Lanciano a Lanciano, dove perse 3-2 con un rigore al 93esimo inesistente. È giusto questo? Poi non capisco, cioè mi danno a dimostrare che loro hanno paura di questa San Benedettese, perché ne parlano sempre, in tutti i modi, che Gaucci compri. Sono 40 anni, ho 43 anni, ma è da quando sono nato che sono tifoso alla Samb. E non ho mai visto la San Benedettese che abbia avuto la possibilità di comprarsi una partita. Capito? A un tratto arriva Gaucci e acquista le partite della San Benedettese. Ma loro ci stanno dimostrando che hanno FIFA della San Benedettese, hanno solamente paura, per quello ne parlo sempre. Poi ieri sera su Rete 8 ho ascoltato quell'intervista di Scibiglia, che i tifosi pescheresi devono fare la guerra con la San Benedettese. Ma questa istigazione è una violenza. Invece di cercare, dopo gli incidenti che sono stati a Pescara, perché ero presente a Pescara, la partita di ritorno, invece di cercare di far tacere, di mettere le cose con calma, non possono i dirigenti aizzare. Avete mai sentito questi giorni Gaucci o chi per lui, Molinari, Angelozzi, compagnia bella, aizzare i tifosi della San Benedetto secondo quello Pescara? Nessuno ne parla a San Benedetto. Poi un'altra cosa, mi sta sfuggendo, scusate. Sì. Volevo dire, ho perso il filo del discorso. Vabbè, ringrazio e vi faccio tanti complimenti perché seguo sempre questa trasmissione. Grazie, buonasera. Luca, vuoi dire qualcosa? Non ho seguito l'intervista di Scibiglia, quindi non posso... No, il presidente Scibiglia si è uscito un po' da un letargo che lo aveva caratterizzato ultimamente, dicendo appunto che la partita sarà una guerra, ma forse l'avrà detto sotto una spinta emotiva, perché si sa che è una persona portata... a livello agonistico, perché chiaramente, come dicevo prima, non potrei essere d'accordo a un discorso quasi proprio guerrigliero in questi tempi, poi che si parla sempre di guerra, perché dovrebbe veramente prevalere lo sport. Ecco, a me piacerebbe vedere veramente due partite di calcio dove la tattica e la tecnica di due ottime squadre vengano fuori. Speriamo, ripeto, ma penso di essere, non vorrei essere retorico, che veramente non ci siano incidenti. Paura della San Benedettese. Sono due squadre. Timore dei playoff, che effettivamente è una lotteria. Sono un terno all'otto. Sì. E poi io sono fondamentalmente contro i playoff. E credo quindi... chiunque abbia timore dei playoff, perché è una lotteria, sono scontri diretti, quindi è possibile. Qualsiasi livello. Bene. Le squadre si caricano. Andiamo di nuovo al telefono. Buonasera, in diretta. Buonasera, sono Emilio San Benedetto. Sentite, è ora di smetterla a Pescara di fare queste storie. Cioè, basta, state sentendo il ridicolo, perché cioè, noi non siamo il Catania, noi siamo la San Benedettese Calcio. Cioè, ormai è... Cioè, la storia, cioè, si parla tanto di incidenti, di cose, poi esce Scibiglia e fa certi viaggi. Iaconi che deve ringraziare San Benedetto perché ha mosso i primi passi allenatori qui da noi, che se no stava ancora a fa forse il tracchetta palla Giulianova. Si permette di dire Gaucci qua, San Benedetto, noi siamo la Samba, non siamo il Catania, non ci ha regalato mai niente a nessuno. Noi siamo finiti in Serie C, quando non lo meritavamo, negli anni 80 con le scommesse. Abbiamo sempre conquistato tutto con le nostre forze, perché noi siamo un popolo che vive di mare e vive di forze proprie. È ora di smetterla. Se avete paura, se i tifosi del Pescara hanno paura, andassero al mare, non venissero a vedere la partita a San Benedetto. Cioè, perché basta, non se ne può più. È il campo neutro, il campo di qua, il campo di tu. Non mi sembra il modo di affrontare una partita che poi è delicata di per sé. Certo, ha ragione. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Volevo sottolineare un concetto. In effetti io ho colto il senso, diciamo, del timore del pescarese o comunque del Pescara, perché ha fatto un campionato di alto livello e soprattutto ha finito a 7 punti di vantaggio, a 10, a 11 punti di vantaggio dalla San Benedettese, con la quale deve adesso mettere in gioco un vantaggio già netto che ha acquisito, e chiaramente già il fatto di mettere in gioco
dopo aver fatto un campionato nettamente al di sopra delle righe della San Benedettese, in effetti è quasi, cioè, come, cioè, non vale i risultati che ho fatto. Vabbè, perché no, ma, no, voglio dire io, pareggi, no, ma certamente, però il principio di questo, cioè io vorrei fare una proposta che mi auguro venga raccolta. Quando ci sono questi vantaggi così netti, no? Il Pescara 69 punti, il Martina 69, ma che playoff dobbiamo fare? Cioè, quando ci sono, io direi, quando sta sopra 5 punti la distanza, non ci sono playoff che tengano, perché certamente c'è un... Vabbè, o ci sono o non ci sono. Vabbè, ma non è vero. Io dico invece un regolamento che stabilisca che i playoff ci sono quando si finisce a 1, 2, 3 punti. Quando sono oltre 5 punti o 6 punti o 8 punti, stabilendo una quota, non si fanno più i playoff. In maniera tale che il campionato ha lo stesso interesse, perché comunque uno si gioca fino all'ultima partita ogni opportunità. Però una volta che è fatta, perché in effetti dal punto di vista del Pescara, io adesso mi voglio vestire, sa di aver guadagnato tanti punti sugli altri, e poi rimettiamo in discussione quello che è stato il frutto di un guadagno di un intero campionato. E mi pare obiettivamente un senso di timore oggettivamente capibile. Bene Edoardo, andiamo al telefono, prego. Buonasera, sono Benedetto e chiamo da San Benedetto del Tronto. Sì. Come vedete vi seguiamo tantissimo qui. Ci complimenti, piacere, per salutiamo. La trasmissione, complimenti alle vostre reti che naturalmente sono fantastiche per l'esilio, per tutto quanto. E vorrei dire solo una cosa, aggiungere alle due telefonate dei miei, cioè, tifosi, i miei colleghi. Sì. Posso dire che la San Benedettese in fondo contro il Pescara non ha mai demeritato, anzi, in casa qui il Pescara ha fatto solo un tiro e un gol, mentre la San Benedettese ha preso due pali e una traversa. E anche a Pescara io penso che la Samb meritava anche di vincere. Quindi io dico, anche come diceva lui prima, il signore di prima, la differenza di questi 10 punti, in fondo è giusto, ci sta tutta quanto, cioè i playoff ci devono essere, perché ci deve essere un altro riscontro sul campo di quello che magari non si è potuto vedere in campionato, magari noi siamo stati proprio sfortunati. Chiedo scusa, pure il Lanciano ha vinto con l'Avellino, col Pescara, col Teramo, con la San Metesa, pure il Lanciano dovrebbe poter fare i playoff. Invece il cammino poi alla fine totale della squadra ci ha portati al settimo posto, a voi vi ha portati al quinto posto e così via. Però voglio intendere, quando uno fa un camminato sopra il livello degli altri in maniera netta, chiara e chiaramente, cioè, deve essere premiato, non può, diciamo così, tutto il valore acquisito, tutto il diritto acquisito essere rimesso in discussione. E poi un'altra cosa ancora, non condivido l'idea di far fare due partite, uno a casa e uno fuori casa, perché spassionatamente diventa in questo caso qui proprio un ambiente infuocato, perché ognuno in casa sua cerca di fare, invece se si deve fare questo playoff lo si facesse in campo neutro, in maniera tale che c'è la oggettività massima, il migliore vince ugualmente, però non si crea quell'ambiente casalingo che diventa distruttivo, perché molte volte diventa l'occasione in più per intimidire l'avversario. Invece sul campo neutro sarebbe quantomeno onesto, leale, corretto, comunque sportivamente correttissimo. Comunque su questo ultimo punto di vista del campo neutro potrebbe essere presa valida. Io questo vorrei che... Bene, complimenti, buonasera. Buonasera a lei, andiamo con... Stiamo discutendo. Sì. Ma non era meglio fare uno spareggio Avellino-Pescara invece per altre cose? Perché una cosa più brutta vincere un campionato per gli scontri diretti. Si fa in Serie A, dico a suo livello, perché Pescara è arrivato a 69 punti, mo parliamo onestamente, perdere un campionato solo perché ha perso gli scontri diretti non mi sembra giusto. Infatti. Si fa in Serie A, si potrebbe fare anche in categoria in Serie C. Di nuovo al telefono, buonasera. Sì, pronto, buonasera, sono un tifoso della Samb, di Martin Sicuro. Sì. Niente, io volevo un attimino riprendere quel discorso del tifoso, se non sbaglio, di Francavilla, che diceva che ha scippato i playoff al Brescello. Questo signore secondo me o abita in qualche pianeta sconosciuto della galassia, perché altrimenti ragionare in questi termini secondo me è fuori di testa completamente. Io ho visto, diciamo, tutto il campionato della Samb. L'anno scorso le ultime 10 partite la Samb ne ha vinte le ultime 11 ne ha vinte 10 e ha perso l'ultima, poi in maniera abbastanza calcolata, tra l'altro perché a Parma io c'ero e ho potuto vedere proprio quello che diceva il tifoso, l'altro tifoso della Samb, delle 10-12 palle gol proprio nettissime per un non nulla mai concretizzate. Comunque al di là di questo, poi tra l'altro vabbè, 3-1 in casa, insomma, in maniera abbastanza netta, una partita con il Rimini a Rimini che è stata proprio
a Cardiopalma contro una grandissima squadra come il Rimini, che era stata davanti quasi tutti i campionati, che poi aveva avuto un calo nel finale. Poi, per proseguire sul discorso, il discorso di playoff, secondo me, è una regola che esiste, non vedo per quale motivo, se gli organi federali non intendono modificarla, quali possono essere altre proposte, che secondo me, io non ricordo bene come si chiama il signore che ha parlato prima, però io adeguo a quelle che sono le leggi attuali. Per me il discorso è questo, queste sono le leggi, queste sono i regolamenti. E vanno rispettate. E secondo me questo è il discorso, perché sarebbe giusto nemmeno per una squadra che invece che arrivare seconda per un punto, come, o addirittura pari per gli scontri diretti come Pescara, la squadra che arriva 5 punti dietro e arriva seconda, non ho capito perché deve essere promossa direttamente. Cioè, questo, voglio dire, il caso limite questo è stato questo di questo campionato qua. Però a mio modo di vedere, secondo me i playoff sono giusti per tutta una serie di discorsi che vanno innanzitutto dagli investimenti che non solo le prime 5 potenzialmente possono aver fatto, ma anche altre squadre che magari nell'arco del campionato si perdono. Però, voglio dire, investimenti in Serie C sono abbastanza cospicui, e secondo me fare i playoff è il giusto merito che si dà alle squadre che alla fine raggiungono, insomma, ecco, le posizioni che possono giocarsi questa promozione. Bene, grazie, buonasera. Prego. Buonasera. Berardo, volevo chiedere il tuo intervento in merito a questa idea di Biondi sulla rivoluzione dei playoff. Ecco, mi sembrava un'idea interessante la sua con il fatto dei punti. Non vorrei che poi ci volesse un ragioniere per tirare la classifica. Però sarebbe molto interessante una cosa del genere. Quando una squadra ha preso un vantaggio di 8 punti sull'altra, diciamo che in qualche maniera si è documentata una differenza di forza che va rispettata. Abbiamo capito, in discussione. Sentiamo anche il parere di Luca e poi riprendiamo il discorso. Io poi sono estremo, io sono contro i playoff, quindi diciamo che vorrei ritornare a quando vincemmo il campionato col Pescara 20 anni fa, perché proprio adesso risale il ventennale della vittoria di Tom Rosati. Passarono la prima e la seconda, cioè passò l'Empoli e passammo noi, e poi le ultime tre mi sa che sono retrocesse in C2, quindi io sarei veramente per, sa perché, tornare all'antico. No, dico questo anche perché nel nostro campionato, nel Lauretum, abbiamo avuto più o meno la stessa infelice esperienza. Infatti. Magari ne parliamo, se vuoi. Esatto, alla fine ne parleremo sicuramente. Buon Luca, adesso andiamo al telefono. Buonasera, in diretta. Buonasera, telefono da Teramo. Sì. Niente, volevo dire che giustamente ognuno tira acqua al suo mulino, però se ben ricordo, penso non solo l'anno scorso, ma fino al mese di dicembre, ci si lagnava che si è stati scippati della Serie B, ma mi pare che l'anno scorso il Pescara è arrivato quarto, e adesso siccome si è arrivati secondi non va più bene la regola. La regola era uguale l'anno scorso e uguale quest'anno, quindi non vedo questo problema. Quando si è iniziati sia l'anno scorso che quest'anno si sapeva che c'erano i playoff. Se poi qualcuno invece, oltre a non conoscere i regolamenti, quindi sembra quasi che qualcuno si stia abbassando a giocare con la quinta, in questo caso la Samp, può fare una cosa, può chiedere, invece di rifare il ricorso da Carraro, chiede il ripescaggio come è avvenuto qualche anno fa a danno del Palermo, e invece poi casomai qualche altra squadra che era peggio del Palermo ha fatto la Serie B. Questo non è offensivo, però da tutte le parti questo Pescara sembra proprio che per colpa di tutta Italia si ritrova in C1. Se sta in C1, oltre a non conoscere i regolamenti, ha l'avuti per dei meriti sportivi, ha fatto secondo e sapeva che chi fa secondo non vince. Adesso se la vede con la quinta, se no si sta a casa, rinuncia ai playoff e ripensa a vincere il campionato un altro anno. Questo non deve essere offensivo.